Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Vedete, questo è un mio pamphlet, cioè un opuscolo polemico sulle scuole di scrittura creativa, apparso nel luglio del 2003, ben recensito anche sul Corriere della Sera, sull'Avvenire e su tanti altri quotidiani. Ecco, in questo pamphlet io, Serafino Massoni, denunciavo già allora, eravamo nel 2003, le famigerate scuole di scrittura creativa. Sono passati 5 anni, nel frattempo le scuole di scrittura creativa si sono moltiplicate come funghi, però ogni tanto appare qualche voce sincera. Per esempio, sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, mercoledì 28 maggio 2008, nelle pagine culturali, abbiamo questo simpatico articolo che il corrispondente del Corriere della Sera, Guido Santevecchi, dedica allo scrittore, al romanziere anglo-pakistano Hanif Qureshi, che in Italia è noto soprattutto per il suo celeberrimo romanzo Il Buddha delle periferie. Che cosa dice? Che cosa ci dice questo romanziere anglo-pakistano? Ci dice che se noi digitiamo sul motore di ricerca Google la voce scrittura creativa, appaiono 378.000 voci, circa 400.000 voci. Se si digita creative writing, le voci in inglese diventano più di 18 milioni in inglese. Quindi, mettendoci le voci in inglese, 18 milioni, mettiamoci le voci in spagnolo, in francese, in tedesco e poi anche delle altre parti del mondo, e non si sbaglia a dire che ci sono in questo nostro mondo tra 30 e 40 milioni di scuole di scrittura creativa. 30-40 milioni di scuole di scrittura creativa. In Italia sembra che le scuole di scrittura creativa siano 11.000, in pratica è come se ce ne fosse una in ogni comune, quando uno non sa che cosa fare apre una scuola di scrittura creativa. Ma vediamo cosa dice al corrispondente Guido Santevecchi il nostro bravo romanziere anglo-pakistano Hanif Qureshi. Dice che, tra virgolette, gli studenti fantasticano di diventare autori di successo e non si riesce a convincerli che è una illusione. In qualche modo, usando la parola creativo, noi li inganniamo. Tra virgolette, noi li inganniamo, ma non finisce qua. Secondo Hanif Qureshi, i corsi universitari di scrittura creativa sono i nuovi ospedali psichiatrici. Allora, i corsi di scrittura creativa sono i nuovi ospedali psichiatrici dove inganniamo gli internati. Questo è per diciamo così, completare i vari video che io ho già dedicato alla questione, e particolarmente dedicato al nostro romanziere Alessandro Baricco, che ha aperto una scuola di scrittura creativa a Torino, o scrittura, c'ha un altro nome, ma la finalità è la stessa,
scuole a Torino, la scuola Holden, e che è ora è diventato, ha scritto una chiamiamola così, un libro che esce a fascicoli per mi pare la De Agostini, è intitolato Scrivere, esce a fascicoli ed è il quotidiano La Repubblica che lo vende ogni settimana nelle edicole. Non so se questi fascicoli hanno già cessato di essere pubblicati, non lo so, comunque è un'iniziativa clamorosa che è iniziata qualche mese fa. Ecco, noi continuiamo a ingannare i giovani con le scuole di scrittura creativa. Questa è una grande vergogna. Finalmente la mia voce ora è supportata dall'autorevolezza di questo grande romanziere, grande a livello mondiale, che noi conosciamo in Italia per il romanzo Il Buddha delle periferie. E cari amici, state alla larga dalle scuole di scrittura creativa. E diciamo che ci hanno già insegnato a scrivere nei 5 anni di scuola elementare, nei 3 anni di scuola media inferiore, nei 5 anni di scuola media superiore e poi per chi ha fatto le facoltà umanistiche nei 4 o 5 anni di studi universitari. E già nel liceo, già all'università si studia come scriveva Dante Alighieri, come scriveva il Petrarca, come scriveva l'Alessandro Manzoni, come scriveva Shakespeare e come scrivevano i vari scrittori, i quali ai loro tempi di certo non avevano le scuole di scrittura creativa. Va bene, anche questo è un grande business e si fa tutto in nome della umana solidarietà, perché si vuol far del bene. Pensate un po' te, pensate un po' voi. I corsi, le scuole di scrittura creativa sono state letteralmente definite i nuovi ospedali psichiatrici. Con questa bella definizione delle scuole di scrittura creativa, Serafino Massoni vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.